Con Lorenzo Piras, portiere classe 2006, è bello per te essere qui perché significa la prima esperienza nel calcio dei grandi. Hai scelto la piazza del Bra, io voglio subito chiederti questo e poi cercheremo di capire cose in più di te. Certo, ho scelto la Piazza del Bra perché volevo entrare nel calcio dei grandi piuttosto che rimanere in un settore giovanile che ritengo una bolla un po' protetta. Perciò ho voluto fortemente questo posto per entrare nel mondo dei grandi. Senti, ma un 2006 che si affaccia alla Serie D, con che prerogative, interrogativi, con che stati d'animo lo fa? Ma io sono fiducioso, credo nelle mie potenzialità. E sicuramente dovrò adattarmi perché cambia la parte fisica, la parte tattica, tecnica, ma sono sicuro che col tempo riusciremo a equilibrarci. Allora, so che hai fatto un itinerario importante con il settore giovanile della Juve, però voglio chiederti quello che è stato fin qui il tuo percorso, se ce lo racconti. Io inizio a giocare a calcio all'età di 4 anni. Per i primi 3 anni gioco fuori dalla porta e poi vado tra i pali. E da lì non sono mai più uscito, all'età di 10 anni entro la Juventus e ho fatto tutta la trafila per 7 anni, fino a quest'anno dove ho scelto appunto il Bra. Ecco, il percorso che hai fatto nel settore giovanile, quanto pensi che ti ha fatto crescere, soprattutto dal punto di vista tecnico-tattico, perché poi sappiamo che il portiere ha un ruolo molto delicato. Sicuramente ho avuto degli allenatori importantissimi, bravissimi, che mi hanno aiutato a crescere sotto l'aspetto del portiere, ma soprattutto sotto l'aspetto umano. Essendo entrato lì dentro così piccolo, mi hanno proprio formato e quindi è stato molto utile, certo.